Gol Expo di Rivolta Tanta, è venuto a trovarci anche Giancarlo Bianchi, portiere della Giana. Lo scorso anno una salvezza arrivata ai play-out e quest'anno ancora Giana? Sì, quest'anno rimango lì alla Giana, anche perché comunque l'anno scorso mi sono trovato benissimo, c'è proprio un bell'ambiente, è molto, un ambiente molto familiare, quindi quando trovi quelle squadre che ti trattano bene, comunque per quanto riguarda anche rimborsi spese non ci sono mai stati problemi, con tutti i compagni mi trovo bene, hanno confermato gran parte del gruppo, quindi diciamo che non ho avuto problemi per quanto riguarda la rimanenza quest'anno lì a Gorgonzola. Hai già sentito mister Cesare Albè? Ci sono novità invece in arrivo? Al mister non l'ho sentito, devo essere sincero, però so che la squadra è stata riconfermata grosso modo in 80%. Ci sono stati degli acquisti, qualcuno giovane per quanto riguarda la regola, e invece sono stati presi due o tre giocatori dal Carugate che diciamo non conosco, anche se il Carugate l'anno scorso non ha fatto benissimo, però diciamo che tutti mi dicono che questi tre giocatori comunque sono all'altezza di fare l'eccellenza. Sicuramente gli obiettivi saranno quelli, sempre quelli dei soliti anni, quindi Quindi una salvezza, di che genere di salvezza? l'obiettivo è quello di mantenere la categoria, che comunque lì alla Giana negli ultimi anni è successo sempre che comunque col minimo si è sempre arrivato al massimo. Quindi la salvezza negli ultimi 2 anni è sempre arrivata, quest'anno si spera possa arrivare, senza fare i play-out, diciamo. Invece per te l'obiettivo personale, c'è qualcosa che ti aspetti o vuoi solo giocare? Ma obiettivi personali a calcio è difficile trovarli, essendo poi un portiere non hai neanche obiettivi di fare gol o il resto. L'obiettivo è quello di cercare di fare le migliori prestazioni possibili per cercare di trovare questa salvezza, come dicevo prima, magari cercare non di fare i play-out e di salvarci prima, cercare, beh, ovvio, giocare il meglio possibile.